Buonasera da Marco Capulli e bentrovati con le informazioni di Arezzo TV. Cominciamo subito con un arresto, anzi due arresti, perché sono stati appunto fermati due trafficanti di droga magrebini durante un controllo in A1 dalla polizia nel weekend. Trasportavano 10 kg di hashish. Sentiamo. La Polizia di Stato ha arrestato due trentenni e sequestrato 10 kg di hashish lungo il tratto aretino dell'autostrada del Sole. L'intervento venerdì scorso, poco prima della mezzanotte. Una pattuglia della Polizia Stradale della sottosezione di Arezzo Battifolle ha fermato una Opel Corsa con a bordo due trentenni, originari del Marocco, residenti in Emilia-Romagna. I poliziotti si sono subito accorti dell'odore acre che proveniva dall'auto. La perquisizione veicolare ha permesso di recuperare, nascosta sotto i sedili, una borsa in tela contenente 10 confezioni, ognuna composta da 10 panetti del peso di 100 grammi ciascuno per un totale di 10 kg di hashish. Ogni panetto aveva impressa l'immagine di una testa di leone sormontata da una corona per rendere riconoscibile, sostengono gli inquirenti, la droga sul mercato degli stupefacenti. L'intero quantitativo avrebbe avuto un valore di circa 10.000 euro una volta immesso sul mercato. E come sapete una nuova ordinanza regionale vieta di tenere i cani alla catena. Il Consiglio regionale infatti ha approvato questo dispositivo all'unanimità. L'ENPA di Arezzo adesso fa appello alla cittadinanza a segnalare eventuali animali lasciati al caldo o sotto il sole. Chiara Sadotti. Tenere un cane alla catena all'esterno con questi caldi è comunque deleterio, perché dovrebbe essere garantito un riparo, la possibilità di avere acqua fresca sempre a disposizione. Se ci sono situazioni di questo tipo, invitiamo anche a segnalarle. Sono assolutamente delle condizioni che possono rientrare nel reato di maltrattamento. L'appello che arriva da EMPA è dunque quello di segnalare e denunciare episodi simili, anche attivando l'apposito nucleo della Polizia Municipale di Arezzo. Tenere cani alla catena è infatti vietato in Toscana, a stabilirlo un'ordinanza del presidente della regione. Fa troppo caldo e il rischio che scoppino incendi a causa della siccità è molto elevato. Il motivo appunto è quello di permettere all'animale, se venisse in caso di incendio, di potersi allontanare, quindi non rimanere bloccato nel luogo dove eventualmente può scoppiare un incendio. Sicuramente è una ordinanza che va nella direzione giusta, si potrebbe fare anche qualcosina di più. L'estate, il caldo estremo di questi giorni può essere comunque difficile per tutti gli amici a quattro zampe. Soprattutto per i cani parlo, evitare di portarli fuori nelle ore più calde del giorno, quindi farli uscire la mattina presto e la sera quando si è rinfrescato, dargli sempre acqua a disposizione, acqua fresca a disposizione, anche sul cibo cercare di privilegiare cibi morbidi, umidi. Dentro casa, se c'è la possibilità di tenerli in stanze più fresche, è meglio. Il rischio è quello del colpo di calore. I primi sintomi sono l'affanno respiratorio, tende a respirare velocissimamente, si muovono il meno possibile, poi i sintomi si aggravano più si va avanti, ci può essere svenimento, debolezza, vomito, fino al coma e alla morte. Cosa fare? Banalmente va portato il cane in un luogo più fresco possibile e va raffreddato il cane più velocemente possibile. L'acqua e il ghiaccio sono gli strumenti migliori, ecco, per fare questo. E poi in un secondo momento portarli dal veterinario. Lutto nel mondo dello sport, morto all'età di 88 anni, Giuseppe Pasquini, atleta, insegnante di ginnastica, dirigente e fondatore della storica pallavolo Vigili del Fuoco e accompagnatore della Nazionale Olimpica ai Giochi di Barcellona. Sentiamo. Senti, io ho conosciuto Beppe nel 1963, quindi ormai 60 anni fa. Era il mio insegnante di educazione fisica all'ISEF, all'Istituto ai Chimici, e con lui ho cominciato la mia attività sportiva con la pallavolo. Lui si era inventato il gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco, abbiamo cominciato a fare la pallavolo che all'epoca era proprio ai primi passi,
e ci ha trascinato tutti. Nelle parole di Ivo Sodi, il ricordo di Giuseppe Pasquini per tutti, il prof scomparso all'età di 88 anni, una vita intera dedicata allo sport, in particolare al suo amore più grande, la ginnastica, prima come atleta, poi come insegnante e infine come dirigente. Il professore si legge in un ricordo stilato proprio da Federginnastica, di cui Pasquini è stato vicepresidente, era stato ginnasta alla Petrarca di Arezzo, poi insegnante, quindi fondatore e protagonista della grande storia dei Vigili del Fuoco di Arezzo con la pallavolo e la ginnastica. Con lui sono passati dalla palestra di Via degli Accolti centinaia e centinaia di ragazzi che hanno fatto ginnastica, ginnastica artistica, pallavolo, pesi. È stato un mondo che lui ha letteralmente inventato. È stata una persona fantastica. Per me è stato un punto di riferimento in tutta la mia vita. È stato anche accompagnatore ufficiale alle Olimpiadi e ai Mondiali di molte squadre nazionali, tra cui quelle storiche di cui facevano parte Yuri Chechi e Igor Cassina. Giuseppe Pasquini è stato per 10 anni consigliere federale della ginnastica artistica. È stato vicepresidente della Federazione della Ginnastica Artistica a fianco di grandi. Lui è andato alle Olimpiadi di Barcellona come capo delegazione della ginnastica artistica, ha accompagnato i grandi della nostra ginnastica, da Yuri Chechi alla Vanessa Ferrari, campione del mondo. Lui era l'accompagnatore ufficiale della nazionale, quindi ha vissuto trasferte straordinarie in Cina, Sudafrica, America, tutta Europa, e quando tornava era un piacere ascoltarlo perché ci raccontava tutte queste sue vicende, queste sue storie. È stato un grande con tutti, con tutte le persone che lo hanno avvicinato, che lo hanno frequentato. Io credo che è una persona che ha abbracciato generazioni, babbi, figlioli, nipoti. Chi non conosce Beppe Pasquini? Il nostro sindaco Alessandro Ghinelli è stato un suo atleta e ancora oggi lo ricorda sempre con grandissima passione. È una persona che secondo me non morirà mai, perché il suo spirito ce lo porteremo dietro. La camera ardente è stata allestita presso la Misericordia di Arezzo. I funerali si svolgeranno giovedì 20 luglio alle 10:30 presso la chiesa del Sacro Cuore in piazza Giotto ad Arezzo. E adesso parliamo di sociale, perché Italia Viva Arezzo ha diffuso un comunicato in cui si appoggia alla proposta del vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti di proporre la modifica della legge regionale 41 del 2005 al fine di permettere alle case di riposo di poter ospitare anziani anche non autosufficienti con un livello di isogravità del bisogno assistenziale a quota 3 in una scala che varia da 1 a 5 punti. Questa proposta, secondo Italia Viva, mette in evidenza come la nostra società tende progressivamente a invecchiare e come i posti letto nelle RSA risultino assolutamente insufficienti e con costi troppo alti, oltre alla mancanza nella regione toscana di una normativa per le strutture delle case famiglia. Stamattina anche Arezzo ha aderito al Mandela Day, la giornata istituita dall'ONU per celebrare, come ogni 18 luglio, l'anniversario dalla nascita di Nelson Mandela. Un cipresso è stato piantato nei giardinetti vicino alla chiesa di Santa Croce. Chiara Sadotti. C'è chi ha scelto un olivo, chi un alloro, un melograno. Arezzo ha scelto un cipresso, interrato questa mattina nei giardinetti di Santa Croce. Il comune ha così celebrato il Mandela Day, la giornata istituita dalle Nazioni Unite per celebrare il 18 luglio, l'anniversario della nascita di Nelson Mandela, che quest'anno vede cadere anche il decennale della sua scomparsa. Quest'albero è sempre un momento importante perché abbiamo bisogno di alberi, abbiamo bisogno di ombreggiamento, abbiamo bisogno di assorbimento di CO2, cioè la funzione degli alberi sia in ambiente extraurbano che urbano è importantissimo. E oggi abbiamo piantato questo cipresso in una data particolare perché ricorre a un anniversario particolare, appunto, che è la nascita di Nelson Mandela, e la fondazione che ricorda questa figura ha istituito di piantare un albero tutti gli anni per questa data, proprio per ricordare questa ricorrenza, e quindi l'albero ha una valenza simbolica. Questo cipresso per noi, appunto, non è soltanto un cipresso ma una valenza simbolica perché ricorda Nelson Mandela, le sue
la sua attività contro l'apartheid, il razzismo, la discriminazione, e anche è un simbolo ovviamente ambientale importante, perché gli alberi sono degli elementi, appunto, ribadisco, importanti per in ambito urbano e non solo, soprattutto poi anche in questi periodi particolarmente caldi. L'ombra aiuta tanto. Una celebrazione che unisce tutto il mondo, partendo dall'alba in Nuova Zelanda, seguendo il sole sino al suo tramonto nel continente africano. Decine di migliaia gli alberi piantati per ricordare i valori che hanno caratterizzato l'impegno civile di Nelson Mandela. Passiamo allo spettacolo. Torna per 3 giorni il Malpighi Festival, dove i giovani sono i veri protagonisti del mondo della musica, del divertimento e della formazione nell'ambito dello spettacolo. Sentiamo. È un festival multiculturale e multidisciplinare, perché non si parla solo di musica ma anche di fumetto, di arte in generale, di socializzazione in un quartiere della città periferico, molto spesso mal descritto. Torna per il terzo anno consecutivo il Malpighi Festival, dove i giovani sono i veri protagonisti. 3 giornate al parco di Via Malpighi, da venerdì 21 a domenica 23 luglio, all'insegna della musica, del divertimento e della formazione nell'ambito dello spettacolo. L'organizzazione di tutto il festival e quindi tutti i reparti che andranno a lavorare all'interno del festival è curata dai ragazzi che hanno frequentato il corso di Event Management, nato proprio per andare ad organizzare il festival in sé. Allo stesso tempo la formazione si amplia: oltre Event Management c'è anche il corso di fumetto, videomaking, teatro e fotografia, e tutti questi diventeranno con la loro mansione gli attori stessi del festival. L'ingresso alla 3 giorni è sempre gratuito, sia ai concerti che ai corsi. Iniziamo da venerdì 21, dove dalle 18 partiamo con un talk con professionisti del mondo dello spettacolo, e poi avremo live in ordine di Giovanni Toscano, Bianco e poi Dente. Il sabato mattina iniziamo con le mattine di musica classica, il pomeriggio continuiamo prima con il talk, poi con la musica, dove avremo il maestro, gli End Logic e poi Claver Gold. Tutto questo sempre accompagnato sin dalla mattina dallo stand gastronomico di Tartufix. La domenica, la giornata di chiusura, ricominciamo dalla mattina con i mattine di musica classica, dove avremo un quartetto di sassofoni, sempre in collaborazione con Oida. Pomeriggio di nuovo talk. Di nuovo poi una piccola parentesi musicale durante l'orario aperitivo, dove ci sarà Brina, e poi chiuderemo la serata con lo spettacolo del corso di teatro, che si svolgerà nell'arco di tutta la durata del festival, insieme al corso di fumetto, il corso di videomaking e il corso di fotografia. Rimaniamo in tema musicale, omaggio a Bruce Springsteen con un contest nazionale di cover del Boss organizzato da Arezzo Wave Italia, 50 anni dall'uscita del primo album dell'artista. Chiara Sadotti. Gypsy angels run, fell right, together we move. Una notte da periferia di New York, a 50 anni dall'uscita del primo pezzo del Boss e a una settimana dall'ultima data italiana di Bruce Springsteen a Monza. Tutto questo è stato Bor in Arezzo Wave, una serata ed una festa in fortezza dedicata al Boss con la fondazione Arezzo Wave Italia e Noi e Springsteen. Sul palco sono saliti i vincitori dei contest nazionali a lui dedicati. I partecipanti erano chiamati a riadattare o reinterpretare un brano del repertorio del Boss. Ho beccato i migliori 3, c'è stato poi il vincitore e gli altri sono stati altrettanto bravi, perché vengono dal contest più importante di Bruce Springsteen che ogni anno fanno, e che quest'anno sono andati anche, proprio sono arrivati secondi per le compilation al premio Tenco. Il vincitore di Born in Arezzo Wave è stato Francesco Garolfi, artista poliedrico, chitarrista, compositore, arrangiatore, produttore ed interprete, che ha presentato I'm on Fire. I can take you higher. Oh, 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 I'm on fire. Diciamo che la cosa che mi piace di più della sua virilità è che ho cercato di riportare questa sera è l'aspetto anche romantico. La mia interpretazione di un suo brano cerca di esplorare anche quell'animo un po' meno rock e più crepuscolare. Il
Ed in queste ore un grave lutto ha colpito proprio il patron di Arezzo Wave, Mauro Valenti, per la scomparsa del padre Bruno, conosciuto da tutti come Gino. La nostra redazione si stringe al dolore di Mauro e di tutta la sua famiglia. Parliamo di calcio, parliamo dell'Arezzo, perché sono state eseguite le visite mediche, il primo test tecnico di allenamento. Intanto è arrivato dal Foggia il difensore Di Pasquale, che già si è accomodato nella struttura di Rigutino. Deciso anche lo sponsor, sulle maglie dell'Arezzo tornerà a campeggiare la scritta 1R. Sarà 1R il main sponsor della stagione 2023-2024 della società sportiva Arezzo nel prossimo campionato di calcio di Serie C. Il marchio della multinazionale Retina dell'Oro campeggerà ancora una volta sulle maglie Amaranto, già perché non è la prima volta che accade il sodalizio tra l'Arezzo e la 1R. Infatti l'ultima volta che le strade delle due società si erano incrociate era durante la stagione 2018-2019. In panchina c'era Alessandro D'Alcanto, Nello Cutoro era capitano e Pieroni insieme a Testini gestivano la squadra. In precedenza 1R era stato già lo sponsor dell'Arezzo pure alla fine degli anni 90. Sicuramente questo è il marchio che ha campeggiato più spesso sulle maglie della storia del Cavallino, seppur a singhiozzo, anche se il più continuativo per stagioni consecutive rimane ancora oggi il vecchio logo Fiboc negli anni 80. Intanto i giocatori hanno già fatto conoscenza tra di loro nella prima seduta di allenamento con alcuni test atletici dopo aver espletato le visite mediche come da protocollo. Il mercato intanto va avanti. Il calcio Foggia 1920 ha comunicato che il difensore rossonero Davide Di Pasquale è stato ceduto a titolo definitivo alla società sportiva Arezzo. E questa era l'ultima notizia per oggi. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento con i programmi di Arezzo TV.